Saldate i motori per una produzione Activision! Allacciate le cinture per un'altra creazione di Vinox! Ciao, io sono Gianni 95 e siamo su CTR Netherfield. Stavolta siamo, adesso vi registro 50 minuti a botta, quindi farò episodi lunghi che vi spezzo in parte da 10 minuti circa. Dipende da come si interrompono le gare. E stavolta non siamo nella metà nel gioco, perché appunto non faremo la metà avventura. La metà avventura l'abbiamo finita, abbiamo fatto la difficoltà giusta e abbiamo finito. Naturalmente, se volete vedere le altre difficoltà della metà avventura dovete dirmelo, se no io penso che mi potrei fermare qua, perché tanto questi episodi, vi ripeto, sono in più, quindi usciranno, cioè cercherò di fare uscire il prima possibile, farò uscire magari un po' di Fall Guys, un po' di CTR, e poi quando ricomincerà Paladin dopo farò Paladin e CTR. E poi vedo se farvi anche le platino di Crash Trilogy, così magari vi faccio anche quello e vi completo anche quello, anche se comunque vi ho già fatto vedere che le platino le ho già prese, quindi non dovrei prendere in video, solamente non vorrei lasciare la serie senza le platino, quindi forse vi prendo anche quelle, dipende anche se le volete, quindi avete tempo di dirmi se volete vedere anche le platino di Crash Trilogy e dopo anche Crash 4, quindi farò anche quello. E però lo vedrete più avanti, quindi va bene. Adesso io farò 50 minuti, quindi come ho detto prima, e siamo qua nella metà della lobby qua, arcade locale. Devo fare gara singola, gara di coppa, battaglia, pronto prova tempo, caccia di anelli, corsa alle reliquie, sfida CTR e sfida ai cristalli. Quindi devo fare un sacco di cose, quindi la serie durerà ancora un po'. Infatti per questo vi carico tra 4 episodi a settimana, così almeno avete un po' più di video da vedere. Infatti farò 50 minuti di registrazione e vi farò più strada possibile con le gare. Partiamo con la prima. E naturalmente adesso con queste gare singole non andrò semplicemente a fare le gare e a vincerle, perché devo puntare alla vittoria ovviamente. Naturalmente faremo una difficoltà non troppo difficile, perché voglio... La cosa che faremo in queste gare qua è diversa. Andremo a prendere le casse speciali, quindi sarà un po' complicato, perché le casse sono messe in punti ostici. E poi tutte le gare di CNK, CTR, le gare extra, piste bonus, vedete qua, piste bonus, a parte Arena Retro, che Arena Retro faremo solo la gara, perché tanto non ci dovrebbe essere la cassa speciale, quindi dobbiamo solo fare la gara, quindi Arena Retro è solo fare la gara, ma le altre tutte casse speciali, che non so se ho già preso qualcuna in altri momenti, che non vi ho fatto vedere forse. Però intanto partiamo. Vaglia Crash, farò più gare possibili in 50 minuti, adesso sono già 2 minuti e 47 secondi, quindi va bene così, adesso circa 2 minuti e 47 secondi, non prendetemi la lettera proprio preciso. Vabbè, Vaglia Crash, primo, Arena Sand Beach, Insanity Beach, faremo i giocatori 1, giri 3, facile, ok, faremo facile perché devo prendere le casse, quindi devo fare per forza la metà più facile, specchio non ci serve, ok, dovrebbe andare bene, vediamo il kart come me l'ha messo, ok, kart, però io vorrei mettere quello platino, vorrei mettere il kart platino, colori, andiamo a mettere il kart platino perché abbiamo vinto la platino. Qui c'è zaffiro, oro e platino, che stranamente è un po' rosso il platino, forse è il telaio, non so, il telaio fa vedere, no il telaio è normale, vabbè pensavo fosse tutto platino, però evidentemente mi ha messo anche un po' di rosso, però vabbè ce lo faremo andare bene lo stesso. Personaggio, magari i caricamenti ve li taglio se me lo ricordo, edito il track clip e poi vi spezzo tutti i caricamenti e poi vi taglio i pet a 10-10 minuti, così vedete più roba possibile e non c'è più un rallentamento. Siete guida bilanciato, pronto, vai, partiamo, ok, giocatore 1,
Dovrebbero esserci anche i giocatori, cioè i bot, gli NPC. Dovrebbero esserci anche loro e quindi facciamo una gara normale. Io ho messo la difficoltà più semplice perché devo prendere le casse speciali, quindi in questi episodi prendiamo le casse speciali. Registrerò un po' di registrazione, così avete 4-5 video da vedere durante la settimana, alla volta o ogni settimana, quindi dopo vi registro altri video, che vi registrerò probabilmente il mercoledì se riesco. Adesso non so perché adesso sono anche in ritardo, quindi non so quanto riesco a registrare, però 50 minuti vorrei registrarli, quindi ci provo. Ci proviamo. Caricamenti sono un po' fastidiosi. Magari il primo caricamento ve lo tengo, perché vi sto parlando di queste cose. Ok, vai a Crash. Ok, ci sono anche gli altri. Perfetto. Vai. Ok, specchietto la prossima volta. abbiamo il veicolo platino. Allora, la cassa si trova lì. Naturalmente, se volete prendere anche voi, prendetele. Ecco, la cassa si trova qua sopra. Devo andare qua praticamente. Eccola qua la cassa. Perfetto, presa la cassa. Devo prendere le casse, quindi adesso in questi episodi prenderemo solo le casse. Ho fatto 3 giri perché così me lo posso recuperare. Ok, prendiamo un po' di turbo. Scusa per il Ok, preso. Perfetto. No, ho sbattuto. Sto facendo cercare di fare più derapate possibili per sia per terminare prima, sia per per fare la missione, che dovrebbe essere la missione. Non volevo passare in mezzo, ma non ce l'ho fatta. Meno male che ho messo facile, perché sennò, vi ripeto, io ho messo facile, poi se voi volete più difficile, la metto di una media, così siamo a posto. No, volevo fare la derapata e non ce l'ho fatta. Vabbè, comunque. Arriviamo al traguardo. Perfetto, fatto. 2295. Bene, prossima gara. Andiamo avanti. Continua. 200. Ok, grazie. Facciamo cambio a livello. Ok, adesso andiamo a Grotte Mistero. Prossima gara. 1, 3. Facile, ok. Va bene così. Conferma. Il veicolo teniamo sempre così. Ok, pronto, vai. Platino ci va benissimo perché è quello più prestigiato, quindi va bene. Ok, naturalmente questi episodi vi rispetto alle 10 minuti, però se vedo che la pista arriva a 8 minuti rispetto prima, magari faccio ogni pista un episodio. Devo riuscire a prendere quelle casse. Una sta qua, dovrebbe stare qua. Oh, perché mi hai spinto? No, non sta qua, aspetta. Eccola qua, ok, perfetto, stava qua. Perfetto, adesso dobbiamo uscire. Vedi che poi come è messo facile, perché se no non ci arrivo primo. Magari potevo mettere 7 giri, ma dopo l'episodio durava tanto, quindi adesso dobbiamo solo recuperare. La cassa l'abbiamo presa. Ok. Devo ricordarmi che pista ho fatto, così almeno mi, cioè, so quale, da dove ripartire. Ok. Maschera, ok, dobbiamo recuperare posizioni, siamo ottavi. Ok, due beccati. Sono quarto, ok. Prendi un razzo, vai, tiralo a lui, che così almeno vai giù. Perfetto. Poi c'è anche Entropy in gara. Ok,
Entropy doveva essere una delle prove a tempo, quindi sarà un po' complicato fare prova a tempo. Devo prendere sempre il turbo, devo fare un casino, perché le prove a tempo sono un casino. Quindi io vi prendo le casse, poi voi avete tempo, in tutti questi episodi che prendo le casse, né dirmi se volete che faccio anche le prove a tempo. Ma dovete dirlo voi, perché sennò non vi leggo nella mente io. E ho preso... No, mi ha preso questo. Ok. Beccati questo. No, non l'ha preso. Ok, beccalo ancora. Ok, bravo. Lasciami passare. Maledetto. Passa dietro, che devo vincere io la gara. Perché non so se perdendo la gara mi tiene la cassa. Quindi devo prendere assolutamente la vittoria. Ok. Tanto le gare durano 3 minuti circa. Quindi almeno la metto. Ok, cos'è arrivato in acqua? Comunque, va bene. Devo vincere. Nel frattempo cerco di fare più derapate possibile, perché voglio provare a fare la missione della derapate, ma non so se ci riesco, eh. No, non ce la faccio a fare della fate. Il duro lavoro paga sempre. Bene fatta anche questa. Andiamo avanti. Ok, adesso conto monete pompa. Va bene. Le prendiamo volentieri. Cambia livello.